Ciao a tutti, quest'oggi andiamo da prima in Valvaraita, poi dalla Valvaraita a partire da Prosasco saliamo sul Vallone di Gilba, da cui partono un paio di escursioni interessanti che possono portare da Prosasco fino a Sampere oppure su altre zone anche della Valpò. Non sappiamo ancora di preciso quale dei sentieri sceglieremo, come sempre sul momento cercheremo l'illuminazione. Con noi oggi il cane Prugna ed il cane Polly. Parteciperanno all'escursione con noi. Eccoci qua a Borgata Idanna, dove inizia il nostro percorso, che inizialmente si snoda un po' fra i boschetti e poi sale di quota. Siamo arrivati alla prima tappa, che è il pianoro da cui si divaricano tutti i percorsi. Adesso sceglieremo uno dei percorsi e ci muoveremo. Passata circa mezz'ora, abbiamo fatto circa un paio di chilometri. Stiamo affrontando questa salita abbastanza notevole che ci porterà in punta al picco che vogliamo raggiungere. Presumo un 300 metri di dislivello in pochissimo tempo, un ottimo allenamento. I cani si divertono. Eravamo laggiù. Bene, eccoci arrivati sulla punta. Da qui si riesce a vedere fino a Cuneo e tutti i paesi nei dintorni. Siamo saliti in pochissimo tempo di circa 300 metri, una bella sfacchinata, adesso bivacchiamo un pochettino. A Putti non piacciono le mosche. O meglio, in un certo senso gli piacciono. Allora, adesso siamo ripartiti, stiamo facendo questo piccolo anello che è dalla vista bellissima di questa strada che porta in un picco che si chiama San Bernardo. Noi non penso che arriveremo fino là e facciamo semplicemente questo giro panoramico. Alla fine, ma il cane Polly, che poverina è un po' vecchietta, c'ha solo tre zampe, è un po' age e ha solo più tre zampe, era un po' affaticata, allora Virginia, che è molto buona, ha deciso di prenderla in braccio e portarla giù. Qualcosa che vuoi dire, Polly? Vuoi dire qualcosa? Oh sì, bravo. Eccoci arrivati di nuovo all'automobile,
bella gita, la consigliamo per chi vuole fare un po' di moto, tanta fatica in poco tempo, e poi farsi un bel bivacco in cui mangiare pranzo e riposarsi un po'. Non adatto proprio a tutti perché la salita è difficile, ma si fa. Alla prossima!